Benvenuti a tutti da Stinina a questo nuovo video. Andiamo a vedere cosa sta facendo il capo di Hub. Stin, ma che succede? Perché piangi? Basta, ora mi butto, voglio farla finita. Forse dovresti salire di qualche piano, così ti faresti solo male e andresti all'ospedale di Delfa 30. Cosa? No, piuttosto vado al sito Urgrist a quel frusciazzo di Virtual Life, non voglio finire da quel pedober di Marcellino Pane e Vino. Ma Stin, che è successo? Perché sei così triste? È una lunga storia, e ora te la narrerò. Scusa, ma non eri bionda? No, quella è la tua sorella. Ok, allora ti racconterò come sono stato bannato, perché è una storia piuttosto particolare. Ok. Allora, tutto è iniziato. Tu lo conosci, Abbo, hai detto, giusto? Sì, ci Ti sono ricordi che stati. c'era il poker? Sì? Oddio, sì, me lo ricordo. In pratica la gente giocava a questo poker che era tipo con 5 dadi, 5 dadi, ci giocavi tanti soldi. Successe che poi lo staff si rese conto che, ehi, Abbo non richiede 18 anni per giocare, quindi non puoi far scommettere persone anche se sono soldi virtuali, perché questi soldi virtuali come li ottieni? Con soldi reali. Ah sì, aspetta, regali, come si chiamavano? I crediti. Crediti, esatto. E vabbè, al tempo, sai, costavano tipo... Hai mai fatto una ricarica su Abbo? Una sola volta in tutta la mia vita. Da quanto, da quanto? Non me lo ricordo. 5.000 euro? È ovvio, così Di adesso. più, di più! Esatto. Conosco una persona che ha speso tipo 70.000 euro. Serio? Sì, Figo. Cioè, Eleonora... oddio, non è figo, però nel senso. Eleonora Porta, boh, tipo fa dice di fare l'interior designer, però non ho capito se intende come lavoro reale o su Abbo. Oddio, sarebbe triste su Perché lei Abbo. in effetti è brava. E niente, quindi lei ha speso così tanto, poi in realtà la seconda persona che so che ha speso di più è Eminem Jr., che in teoria è il più ricco di Abbo. Solo che Ricco in adesso... senso di furni o ricco in senso proprio di soldi? Allora, sia che diciamo principalmente lui possiede dei raroni che hanno solo poche persone, che è tipo tiene tutti dentro una stanza che si chiama la Caverna delle Meraviglie. E niente, fra cui c'è anche una tela, un quadro particolare che ha solo lui. In realtà c'è una settima tela che ha solo una persona in una stanza stranissima, tipo in una specie di freeze, e nulla, non è mai riuscito a comprarla perché questo non gliela vuole vendere, sebbene quello gli offre un casino di soldi. Che poi è stupido perché se ti fai dare quei soldi poi te li puoi rivendere per euro e magari ci si può fare Ah, si può fare la 2.000 euro. conversione? Non legalmente, non Oddio, legalmente. E qui è la storia sul perché mi hanno eh! Ecco, bannato. vai, Allora, la storia è iniziata... Ovviamente sappiamo che vendere crediti è illegale. Però al contempo tutti sappiamo che le persone lo fanno. E questa è una cosa che io ho fatto, però l'ho fatta per tanto tempo. Gestivo una cosa chiamata Security Shop. vai! Security Shop, no, oltre al fatto che la sigla è SS, non a caso. E vabbè, questi Dettagli. dettagli. Diciamo che oltre a vendere i miei, siccome avendo comunque un 2000 iscritti e tutto quanto, ho abbastanza visibilità e soprattutto essendo anche ricco e famoso, le persone si fidano abbastanza di inviarmi dei soldi. Metti caso che so, devi comprare 1.000 crediti, un tempo costavano tipo 25 euro, adesso magari ne costano 40. Cosa fai? Te vai a dare 25 euro, 40 euro a uno sconosciuto o piuttosto li vai a dare a una persona che tutti conoscono, affidabile. Ovviamente preferisci darli a quella persona, anche, soprattutto dopo che magari uno ti promette, no, ma io te li faccio a di meno. E Ah, poi lo incula. Tipo, guarda, ti faccio uno scontone, se mi mandi 2.000 euro, ci sono 3K in omaggio. Vabbè, subito, per avere un minimo di sconto ti darò subito 2.000 euro. C'è gente che l'ha fatto questi pezzi, magari non per cifre così esagerate, e io gli ho fatto, scusa, io più che dirtelo, di fidarti, cioè... Vabbè, insomma, quindi io facevo questa cosa, quindi oltre a vendere i miei vendevo anche quelli degli altri. Molto semplice. E quindi come funzionava il security shop? Cioè, le persone mandavano tipo i soldi a me, io gli davo a loro un oggetto, questo oggetto aveva tipo un numero particolare, un LTD, e loro lo dovevano mettere in mercatino. L'altra persona lo comprava, quindi mi dava in scambio poi quell'oggetto che io vedevo che aveva quel codice, quindi avevo verificato in questa maniera che lui l'aveva pagato, e poi gli rimandavo i soldi. Ovviamente mi prendevo una piccola commissione su ogni cosa. Succede, fatto sta che comunque, oltre a questo, anche il poker diventa illegale. Cazzo, è un problema. Un sacco di gente che giocava a poker è disperata. Perché dice, cioè, io adesso che faccio? Cioè, magari entro su Habbo solo per giocare a poker. Ma soprattutto è il crollo delle persone che ne avevano fatto un lavoro. Perché c'erano persone che si sono comprate l'auto arbitrando a poker. Cioè,
Ho sbagliato tutto nella vita. Anche queste scarpe. Insomma, fatto sta che queste persone erano in difficoltà, perché prima loro, la loro vita era questa: la mattina si svegliavano, arbitravano tutto il giorno e poi andavano a dormire tranquillamente, si erano fatti un sacco di soldi. Poi ovviamente dipende dai giorni, come ti gira, dalle mance, sai come. Se tipo te vincevi a poker, che succedeva? Che davi il 10% di quello che avevi vinto di mancia. Quindi cioè, metti caso che uno vince 10.000 crediti, comunque sono 1.000 crediti. Quello se li rivendeva magari a 25 euro all'epoca, aveva già fatto 25 euro. Poi magari ti davano rari, eccetera, te te li rivendevi, ma anche i rari potevi tranquillamente venderteli. Di solito magari i rari si vendevano un po' meno, un K20, K1000, vabbè. E nulla, che succede? Succede questa situazione, che a me sono stati dati tanti ban nel passato, mensili, settimanali, alcuni a vita che poi mi sono stati revocati. Insomma, poi mi avevano dato abbastanza un ultimatum. Solo che succede che c'era questo mio amico, Gwen Valentine, abbastanza famoso agli utenti del canale per una storia del calderone verde, se non l'avete vista. L'ipocrisia di Gwen Valentine, un video che vi consiglio e ti consiglio, poi ti linkerò. Ok. E se non guarderai lo saprò. Come andiamo mai? Conosco tua madre. Anzi, sono io tua madre, si era detto prima. Comunque, questa è un'altra storia. Ho cambiato sesso come in Predestination, no spoiler. Parte questo, che succede? Succede che questo utente mi doveva tipo 100 euro, vari discorsi, insomma. Anziché darmi 100 euro, mi fa, ma perché non ti do un drago rosa? Drago rosa vale tipo 200 euro. Oddio, c'erano anche i miei tempi, draghi, se non sbaglio. Vabbè, sì, sono old, però il rosa è stato un LTD che è stato messo abbastanza anni fa, però nemmeno troppo di recente. No, il rosa non me lo ricordo, mi ricordo che c'era tipo... Il nero? Sì, il nero era fighissimo. Diciamo che li ho posseduti tutti. E oltre ad aver posseduto tutti gli utenti del mio canale, anche tutti i draghi. E niente, quindi sì, infatti c'è una foto bellissima tipo di me con tutti i draghi, che poi tipo con la fotocamera si possono fare adesso le foto e condividerle tipo con i filtri, cose. E se tipo arrivi a livello massimo hai i filtri più fighi, io c'ho tipo quell'arcobaleno e ce l'ho solo quasi solo io, perché esiste un trucco per fare i traguardi della fotocamera, poi vi farò un video per spiegarvelo, però non ve l'ho detto per adesso perché volevo fare il figo, ma ora che mi hanno bannato e non ce l'ho più, ve lo posso anche dire. Dettagli. e niente, cosa, dove eravamo rimasti? Draghi. Perché parliamo sempre di draghi e si cambia argomento. Comunque sì, ce ne sono tanti: bronzo, argento, oro. Questo è il triopodio, viene detto, come anche gli elefantini c'è il triopodio. La cosa buffa è che non è che l'oro va... sono old comunque anche loro. Infatti a Catania ho fatto la foto con l'elefantino alla piazza e dicevo, questo è l'elefantino argento, che ad esempio Screen valutava 25k, poi è stato abbassato a 15. E poi, vabbè, adesso l'hanno svenduto anche a 100 euro un elefantino argento. Vabbè, questi sono discorsi divaganti come al solito. Purtroppo se mi fai parlare di Abbo io posso andare così. Vabbè, ok, vai. E insomma, questo Gwen, appunto, che anche lui è uno di Catania, delle varie persone che ho incontrato nel raduno di Catania, mi doveva sti 100 euro e mi ha dato sto drago rosa in realtà. Solo che poco dopo scopro, mi vengono a dire, ehi, Alucard01 è stato scammato. Gli hanno rubato l'account e gli hanno rubato le cose. Cacchio. Io faccio, e allora penso, chi è che di solito scamma le persone? Gwen Valentine, il carissimo Giuseppe, nobile. E nobile di cognome, non d'animo, di cuore, tranquillo. Si è capito da certo senso. E cosa fa? Mi viene il sospetto e lo chiamo su Skype. E fa, dimmi Simo, che succede? Io faccio, sei stato te a scammare Alucard, lui. E te come lo fai a sapere? Tipo, chi sarà mai? E allora, sì, mi spiega che in effetti aveva creato un fake login. Sai cos'è un fake login? No. Cioè, il concetto sì, però non so come si fa su Hub, onestà. Insomma, cioè, te fai informatica, umanistica, ok? Però è sempre informatica, dovresti saper fare un fake login. Se volete scammare qualcuno, 50 euro e ve la presento. Cosa? 50 no. euro con lei servono anche ad altro. Comunque. Taglia la testa. A parte questo, l'unica cosa che si taglia sono i bracci degli emo. Comunque, le braccia. I bracci. È perché il braccino corto, sai, pensavo a qualche ebreo che vuole essere bruciato vivo. Comunque. Sai, ci penso sempre. Come Maro.
Questa è un'altra storia. Di Maio. Sempre per Call of Salvini anche loro, sì, alla ricerca di... Dovete sapere che peraltro a Risico io metto sempre solo due armate sull'India proprio per questo, perché sono due marò. La Torre Girone, non te ne scordare. Guardate nel cuore sempre. Bravo. Nel cuore e nelle tette, concentriamoci perché... E tanto è sempre là, cioè, più o meno. Sì, vabbè, una cosa è nel mediastino. Questa è una parola che vi voglio insegnare. Mediastino, che contiene la parola Stin, che è il mio nome su App, Stin. Mediastin. Oh, okay, ed è una sezione, diciamo che è una sezione dove si trova il cuore e c'è anche, vabbè, anche la trachea e altre cose. Queste le imparerete se andrete a studiare anatomia. Comunque, a parte questo, che succede? Succede che lui mi dà questo drago rosa e io scopro che appunto poi era stato scammato, solo che l'ho scoperto dopo. Ovviamente, dato che mi doveva questi 100 euro, io non è che gli ho dato dei crediti in cambio, me l'ha tipo regalato, fra virgolette. Nello scambio non ho messo nulla. Succede che tipo il giorno dopo ero in università. Verso le 16 mi iniziano ad arrivare tipo 3, 4, 5, 20 messaggi di persone diverse. Stin, sei stato bannato. Io ero in università, come faccio a essere stato bannato? Che è successo? Come faccio a essere stato bannato se sono stato qui tutto il tempo a non fare niente? E loro fanno, no, ma guarda, su Abu Widgets, che è un sito sul quale ad esempio si possono vedere tutti i distintivi, i traguardi, eccetera, la mia home era nascosta. Io dico, cazzo, com'è possibile? Cioè, mi hanno davvero bannato. Cioè... Quando in pratica un utente viene bannato, succede che appunto su questo sito appare tipo nascoste alcune cose. E dato che non era ceduto, l'unica motivazione era appunto che fossi stato bannato. Ora, la cosa buffa è che di solito non è che uno va a cercarlo, fatto sta che essendo tipo abbastanza conosciuto e probabilmente era stato bannato anche, a parte quell'utente che aveva scammato, eccetera. Ma anche Michele, appunto Inky, che era tipo il secondo più ricco di Abbo, dopo Eminem JR, quello della veranda delle meraviglie dei 35.000 euro. Bene. C'è una cultura, ragazzi, c'è una cultura che, cioè, come dissi in un mio rap, era tipo... Area pura, Iced Mod, laureato in Abbo con 110 LOD. Comunque, oddio, erano quattro sezioni di furni. Tra l'altro, se avete una cassaforte rossa, ditemelo, perché la sto ancora cercando. Come? Ma sei stato bannato? Vabbè, allora, il museo in realtà lo tengo su Steam bannato, che è un altro mio personaggio, cioè tipo un centinaio di stanze ancora. La gente dice, Steam, sei povero, ma solamente se vanno nel mio museo di Luke, cioè tipo... Sono molto più ricco di tutti voi, tranquilli. Però se volete fare donazioni è sempre positivo. No, vabbè, ma diciamo che in realtà quella è tutta roba che ho, però un furno per tipo e non la posso toccare, quindi essendo un museo è una ricchezza fasulla, nel senso non la posso usare. E ci sono questi look, fra cui c'è tipo una corona che vale 5.000 crediti, che quando era stata messa costava solo 25 crediti. Poi è salito un casino perché hanno messo anche dei look a pagamento, finché vengono messi una volta e poi... Insomma, sta corona io ce l'avevo in capo su Steam, in capo, e poi sono stato bannato. In realtà, per fortuna, ne avevo un'altra nel museo, però non la indosso. Cioè, guarda, quando ci stavo io non c'era tutto sto giro di soldi, almeno non me lo ricordo. Perché cioè, almeno che non lo sapevo, probabilmente non lo sapevo neanche. In che anno ci andavi? Fascia 12 anni, quindi... Sai, ogni tanto sì, ho notato figa, proprio. Allora, aspetta, 12 anni vuol dire più o meno 8 anni fa? Vabbè, sì. C'erano ste robe? No, i look probabilmente no, saranno stati, vabbè, abbastanza recenti. Boh, anche se saranno 4 anni, comunque abbastanza recente nella storia. E quindi che succede? Ogni volta mi perdo i miei discorsi. Sono fatto vabbè, così. Sono tipo ti ha dato il drago rosa. Mi ha dato il drago rosa. E fatto sta che sì, in pratica... Mi iniziano tutti a dire che sono stato bannato. Io ero a giro con Giada quel giorno che... in giro per la città dopo ce l'avevamo dati sto appuntamento così per farsi un giro. E poi lei per fortuna doveva incontrarsi con quella che sarebbe diventata la sua ragazza, tipo, quindi hanno coinciso le cose in realtà, quindi cioè, la loro storia, quando devo pensare da quanto sono stato bannato, Giada, da quanto sei fidanzata? e io spero sempre che se loro si lasciano sarò sbannato, quindi ogni tanto cerco di... Sì, ci provi. Sì, tipo, ne stupevo una delle due, poi dico, ti ha tradito! E invece non funziona, sanno del mio cloroformio che tengo sotto l'ascella. Vuoi usarmi l'ascella? No. E nulla. A parte questo, insomma, che succede? Che appunto mi avevano bannato. Io non volevo provare ad accedere, mi hanno convinto e da app provo ad accedere. Perché adesso c'è anche l'app. C'è l'app, no. Ti stai allontanando troppo, non ti trovo più una telecamera. C'è anche l'app. E c'è sia per iOS che per Android. Quindi non c'è per Windows Phone. Io non mi ricordo neanche più il mio account. Ma si può cambiare il nome?
Allora, una lunga storia. Cambiare nome puoi farlo solo in due situazioni. O nelle prime 72 ore in cui ti registri attualmente. Oppure se hai un nome molto particolare, tipo Pisello enorme, o tipo, che so, nome e cognome palese. Nomi imbarazzanti? Nomi imbarazzanti dipende quanto. Tipo, come ti chiamavi? No, non lo dico mai. Dillo. Mi dovete trovare. Come fanno a trovare? Dai, non un indizio, so. Un indizio. No. Dai, su, ho detto tre persone in tutta la mia vita, quindi. Non c'è due senza tre. No. Dai. Sì, vabbè, che non siamo te, cioè. Vabbè, io lo saprò prima di loro. E anzi, farò così, ti metterò un bip. Cioè? Presente Willy il coyote con bip bip? No. Ecco, non c'entra niente, però quando te direi il tuo nickname ci sarà il bip e poi loro dovranno indovinare nei commenti. No, io non lo dico, quindi vai avanti. Vabbè, dopo ragazzi, quando riuscirò a scoprirlo entro tipo qualche mese, oppure quando le punterò un coltello alla gola fra pochi secondi ve lo dirò. Comunque, anzi, magari vi farò fare un sondaggino, tipo vi dirò tipo 10 nickname. Guarda che bei capelli però, guardate. Ah, non tocca i capelli. Nuova acconciatura look di Abbo, anche questa. E insomma, che succede? Che mi avevano effettivamente bannato. E io non capivo. Tieni un pochino più su. Un pochino più su perché era così, guardate. Guarda come ha subito tappato le tette, però il problema è perché era più bello il concetto dei post. Non per altro, volevo uno sfondo decente, poi magari metterò qualcos'altro qui. No, in realtà vlog non abbiamo quasi mai fatti e quindi è una cosa abbastanza nuova. Abbiamo fatto solo dei dirette dove le facevamo, però come video. Però adesso che sono stato bannato ho detto si può anche cambiare. Esatto, ragazzi. Cambiamo regista. E niente, quindi che succede? Che mi avevano effettivamente bannato per ciò. Allora chiamo subito le persone, chiamo Gwen, gli dico che cazzo è successo, e lui no, hanno bannato pure me. E Inky, oh cazzo, non... Scusa, tutte queste conoscenze che hai e non conosci i moderatori. Ti spiego, una lunga storia in realtà. Cioè, c'erano tanti moderatori un tempo. Io mi ricordo che c'era una fighissima. Ci parlai pure, solo che... Poi... In che senso fighissima? Cioè, no, di Lucavo. Sì, Lucavo era fighissima. Luna di Smeraldo magari, no? No. Era la hotel manager di un tempo. Tanto carina. Ce l'ho come amica su Facebook, però non vi dico come si chiama. Però una volta in realtà... C'è stato uno screen dove vi ha augurato un buon Natale l'anno scorso. Gli iscritti, io ho fatto addirittura, ho resumato Luna di Smeraldo. Oh. Mentre è stato buffo perché poi in realtà c'erano altri moderatori. Prima tipo ce n'erano tanti, poi c'è stato un periodo dove ce n'erano 5. Sono stati tipo licenziati in massa tutti e 5. Perché? È una lunga storia. E poi sono stati sostituiti con 3. Ai tempi c'erano tipo Era, Meti e altra gente così con questi nomi qui, e poi sono stati sostituiti da Rigoletto, Otello e Nabucco, quindi tutti i nomi derivanti da opere di... Non dico per non fare figure di merda. Verdi. Okay. Vabbè, Nabucco da... Comunque... Non era una battuta. Però va bene. Ok, va bene. Allora, e poi vabbè ce n'era stato uno anche estivo che si chiamava Calaf. E poi insomma, tutte le volte vengono licenziati per il primo d'aprile e tutti pensano che sia uno scherzo. Quindi non dicono, ma perché per il primo d'aprile? Non è che sono sempre gli stessi ma cambiano il personaggio. Ma erano 5 e poi diventati 3, cioè non so. E vabbè, magari 2 se ne vanno, però sono sempre quelli. Non lo so. Che ne sapete voi, Secondo me, no, diciamo che in realtà giravano un po' di foto di staff, insomma, poi alla fine adesso è rimasta solo una, che si chiama Dara. Solo una? Che è tipo Hub Hotel Manager, sì, e gestisce lei. Ovviamente, dato che appunto questa è una pazza che più o meno mi odia da tanto tempo, senza motivo, ma non mi aveva mai bannato perché comunque sono comunque dei capisaldi della community, bannando me farebbe fallire più o meno il gioco, è quello che sta un po' succedendo. E non per niente su Abbo It, da quando sono stato bannato, hanno fatto 2 stronzate gigantesche. Hanno messo in catalogo il calderone verde, quello famoso di Gwen Valentine di quel video anche, che era un raro che valeva tipo 50.000 crediti, l'hanno rimesso in catalogo. Meglio così, svaluta. Svaluta, è felice la gente che l'ha pagato tipo 1.000-1.500 euro. Vabbè, dettagli. Dettagli, In realtà, ok, quella gente che me lo dice... Tanto per quando lo toglieranno risalirà di valore. No, perché ovviamente, a parte le cose supposte si prendono sempre nel culo, ricordatelo. Questa è un'altra storia. Tutte altre storie. E ve le racconterò un'altra volta. Michael End Triggered, la storia infinita. Mi hai detto. Ah, elenco dei libri da leggere insieme a Tolkien e tutto quanto. E insomma,
hanno rimesso questo e l'ambra gialla, anche questo che valeva almeno 5.000 crediti, insomma, anche di più, però, cioè, furni molto rari che erano stati messi tipo come premi nel 2006, 2007, cavolo, cioè. E non erano mai stati definiti rari perché in effettivo non erano stati messi in catalogo, quindi in realtà una cosa è raro quando è a pagamento in catalogo di solito. O comunque viene proprio specificato che non sarà mai rimesso. Fatto sta che hanno fatto una stronzata, perché secondo me se qualcosa è già in hotel e la gente se la può commerciare e ce l'hanno persone che ancora loggano, prendere e svalutare così tanto, cioè una persona che aveva due ambre oro e due calderoni verdi, secondo me ci ha perso tipo qualche 5.000 euro quasi e probabilmente gli girerà il cazzo. Un giro di soldi assurdo, scuola. Povero dei Kings 01, non gli era bastato essere truffato da quella ragazza che in realtà era un ragazzo, ciao Seri Lolli, e che tipo... È una lunga storia, in pratica c'era questa Seri Lolli che si fingeva un ragazzo e niente, abusava di questa cosa per fottergli robe e quindi... Interessante. Esatto, e niente, quindi... Nulla, scopro che anche questo Gwen è stato bannato, Michele appunto Inky ancora non era stato bannato, viene bannato a giorni, e tutte le persone a cui erano passati alcuni di questi furni magari, cioè solo che noi eravamo amici, cioè siamo amici comunque, e noi ci si passa sempre furni senza dare niente in cambio, fatto sta che per ogni scam non era mai successo niente, cioè mai nessuno dello staff era mai intervenuto a fottersene qualcosa, al massimo bannavano la persona. Che succede? Succede che invece Adara, senza una motivazione alcuna, stavolta si interessa. Proprio perché c'eravamo io di mezzo e con tutte le altre persone messe un po' di giriloschi, e quindi ha bannato noi tre e ha tipo bloccato una stanza a una persona che ci teneva dentro 25.000 crediti liquidi. Il povero Skyless. Scusa, abbiamo moderato io, sanno che c'è tutto questo giro di soldi, sì? Cioè, non lo possono sapere precisamente, possono appunto immaginarlo, però il problema è che non possono bannare le persone se non hanno prove sul gioco. Cioè... Io avevo fatto un video sul mio canale parlando del security shop, ma da policy interne, se io ad esempio scrivo qualcosa su Skype, o su YouTube, o su qualsiasi altra cosa, che non è però su Abbo, non possono bannarmi. Ah. E quindi la fregatura era quella, e quindi eravamo sempre stati col culo parato. E allora, con questa storia dello scam, lei ne ha approfittato per bannarci un po' tutti. E quindi poi Skyless non ha recuperato la roba, Inky stesso, nel frattempo lei guarda le notifiche del Ganzo. Il Ganzo ti sta scrivendo, eh? Che Ganzo, e qua ce l'ha. C'è povertà, non ha tempo manco per uscire, figurati per trovarsi un ragazzo. Comunque, sono troppo impegnata a sapere le cose inutili. Ok, già, vabbè, informatica umanistica, in effetti è tutta l'università. Esatto, tutta l'università. È una cosa inutile, no vabbè. Ragazzi, andate a zappare, fate prima. Zappo, a Vigna, sì, Pasquale praticò, un oddio, saluto. Ma sai che pugliese? Eh beh, è vero, orgoglio. Orgoglio. Ma aspetta, anche Neviano in Puglia, se non sbaglio. Chi è? Neviano, la città di Neviano. Ah, sì. Dov'è? Giuseppe, beh, Simone ci sta. No, aspetta, allora no, oddio, mi auguro di no, cioè se abbiamo anche quello basta, cioè possiamo chiudere la Puglia. Oddio ragazzi, no, sei in Puglia. No, ragazzi, non stare. Pensate che lei è piatta perché questo è il tavoliere delle Puglie, ragazzi. Comunque. Che si fa? No, aspetta un attimo, devo... Cacchio, in Puglia, no, abbiamo anche sto caso umano in Puglia. No, ma lo sai che è dimagrito un casino, Giuseppe Simone? Non mi puoi dire queste cose, poi, cioè, ecco. Ma durante il video, lei in presa diretta, cioè, sono... ragazzi, scusate. Vabbè. Oddio, è vero che ti marito. Facci vedere una foto di Giuseppe Simone. Cioè. Povero ragazzo, cioè, mandategli soldi qua sulla PayPal, come dice lui in quel video di Christian Ice. Chiede i soldi. Oddio, mi sono perso. C'è stato un periodo in cui gli chiedeva, vabbè, d'altronde è povero, cioè suo padre fa l'allevatore, signori, di galline. Guardate che uomo. Ragazzi, Giuseppe Simone, cioè. Cioè, di che stiamo parlando? Datemi un chilo di vagina, Madonna, che ignoranza quel video. Vabbè, ok, non divaghiamo. È difficile non divagare, perché è divertente. Sarà un video molto divertente. Esatto. Spero. Ragazzi, non? Non cosa? No, niente. Non mollate. Boia chi molla, diceva qualcuno. Okay, va bene. E quindi, dopo che hanno bannato tutti noi, ovviamente sono andato a fare ricorso. Scusi, ma ho fatto... Non ci potete bannare per queste cose. Sì, in effetti, gli ho spiegato che in realtà quel furno mi era stato dato gratis perché lui mi doveva della roba, eccetera, eccetera. Sì, ma... Ok, è vero, però vabbè, ti banno perché bendi crediti e tipo mi ha mandato degli screen e tipo delle chat log dove c'erano delle cose che io scrivevo dove non dicevo mai di vendere crediti, cioè dicevo solamente tipo quando uno mi chiedeva tipo ehi, vendi crediti, io
No, io non vendo crediti, però se vuoi parlare di filosofia possiamo sentirci su Skype, tipo robe così. Antisgamo, cioè non lo diresti mai che vendo. Oddio, ok. Niente, abbiamo cambiato abbiamo cellulare cambiato. Per mancanza di batteria. Perché lui giustamente fa i video, non è che gli dai lo batteria, spazio. Scusa, volevo dire di spazio. Vabbè, perché vedi, informatico umanistica. Certo. E nulla, quindi questo è successo, ragazzi, che appunto ci ha bannati, abbiamo fatto notare questa cosa. E nonostante tutto ho detto ragazzi niente, vi tengo bannati senza una vera motivazione. Perché io sono il capo, quindi il capo di Abbo. Io, esatto. E sì, è rimasta l'unica staff, nessuno le può criticare praticamente niente, semplicemente farà fallire Abbo.it con la sua policy abbastanza degradata e niente. Magari da questo video poi si sentirà lusingata. Sì, probabilmente dopo che avrà visto questo video mi vedrà così depressa. Si sta tagliando le vene, però non lo fa vedere. Anche le arterie, ragazzi, anche le arterie. La aorta tipo è recisa, non so come sto ancora vivendo, probabilmente perché non ve lo voglio dire, è un segreto. Infatti sentite l'ambulanza. L'ambulanza sta venendo a prendermi. Sto andando a finire appunto nell'HSV, che è l'ospedale di Delpo. Una lunga storia, poi te la racconterò. Ok, qui abbiamo tante lunghe storie, vabbè. Pieno di cose lunghe in questa stanza, lo scoprirà fra poco. Ma che cazzo? Esatto. What? Comunque, va bene. Raga, che appena finisce io corro, cioè... Corri, ragazza? Beh, devi andare a dieta, poi. Esatto. Un po' di palestra. Comunque, ancora presto, non ti preoccupare. C'è l'8 alle 8 adesso. E niente, quindi, poverina, okay, si sta staccando il braccio. Faccio kick, quindi. Sì. Sì. Ah, sì, bravo. Pensavo avessi Telegram, invece niente, le freddure non le piacciono, io non le voglio, ragazzi, sentire queste cose. Va bene, niente, quindi questa è tutta la storia, spero che abbiate capito. Se avete qualche domanda fatemela nei commenti, purtroppo sembra che non mi sbaneranno questa volta e addio, e nulla, addio amici, addio. Esatto, e come direbbe un bot su Abbo, mi mancherai più di quanto mai saprai. Addio ragazzi. Ciao. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.